Po' meno. Salve a tutti ragazzi, sono il vostro Franks. È una vita proprio che non mi faccio vivo sul canale, lo so. Però siamo tornati, incredibile, per, come potete vedere dal titolo ovviamente, a sbrozzare. Sì, vabbè, qua non si capisce un granché, però a sbrozzare la Canon che è arrivata questa mattina e con la quale faremo le foto per il canale. Quindi, ma è sta merda. Allora, la prima cosa che abbiamo ricevuto, porca di quella troia, che abbiamo ricevuto nel nostro pacco, non c'entra un cazzo con la fotografia, però mi piaceva, l'ho voluta comprare, è il portachiavi della sfera del drago, che porca di quella vacca è gigante, cioè enorme. Aspetta, non voglio nemmeno spaccare la confezione, ma... No, non mi dire che l'ho già spaccato. Ok, dopo i primi problemi tecnici, l'avevo già spaccata praticamente. Eccola qui, la sfera del drago, cioè, mettiamo poi la chiave, sperando di non sfasciarla un'altra volta. Ma comunque, l'ho aperta anche al contrario, sono un furbacchione. Cazzo. Come la sto prendo male? Come mi sta cadendo tutto? Il mio dito. Cioè faccio schifo a fare i video, però compro cose belle. Allora, apriamo prima di tutto l'involucro nucleare. E abbiamo il libro delle istruzioni, che se ho letto bene nelle recensioni, no, c'è anche in italiano, sti cazzi, c'è. Poi c'è un libricino con una signora che vola, no, è un uomo. Fallo più facile, fai vivere le tue storie, va bene. Poi abbiamo tante cose ovvie. Abbiamo laccio per metterlo al collo emostatico per drogarsi della Canon, sti gran cazzi. Poi abbiamo la presa della corrente per caricare la batteria. No, di cazzi, cioè. Il caricabatteria, che ne ho già uno, quindi adesso ne ho due. Va bene. La batteria, che è grossa il doppio di quella della Ixus, quindi pensavo di salvarmene con un'altra, ma a quanto pare no. Fantastico. Poi ho il cavo USB per poterla collegare al computer. E sti gran cazzi, direi ottimo. Già qua ne sto perdendo un sacco. Poi abbiamo una cassa radio. No, non è una cassa stereo Bluetooth, ma attenzione, è forse la parte più importante dopo la macchina. Che cazzo? Cioè, no? Cioè, capiamoci. Questo qui è l'obiettivo. Di gran cazzo. Qui l'obiettivo, potete vedere. Ho preso la versione 18x55. E cazzo, sombra, sembra che c'ho un coso nel naso. Ho preso la versione IS, quindi con lo stabilizzatore integrato, perché cioè, capite che senza lo stabilizzatore, cioè, sei una merda, no? Cioè, capisci? Sei una roba, una merda. Mo' mettiamola qua, adagiamola accanto alla sfera del drago, sperando che non si attivi. E prendiamo il cazzo di volevo dire, la fotocamera. Qua c'è qualcosa? No, c'è un cazzo. Volgiamo al termine di questo sbroxing. Facciamo gli sbroxing una volta ogni morte di papa. Sti cazzi, che bella. E qui abbiamo la nostra fotocamera. Quindi abbiamo lo schermo LCD. Ma Inception. Vediamo un po' se sono capace a montare. Che bello. Ma quanto sei carino.
Allora, ho fatto una cosa abbastanza intelligente. Ho detto, proviamo a seguire la logica. Inseriamo questo quadrato bianco qui, dove c'è il quadrato bianco, e vediamo un po' come funziona. Ce l'ho fatta. Aspetta, non è troppo forte, no? Troppo fortissimo. Ma devo capire come usarlo, cioè. No, ormai sono troppo, cioè, sono troppo bravo, ormai sono proprio fortissimo. Allora, proviamo a vedere se la batteria è carica intanto, no? No? Sì, dai, proviamo. Vediamo questo sproxing come si deve. Tanto sarà sicuramente da caricare la battery. Però non si sa mai. Il tentativo glielo do. Posso provare a scattare mentre cago. Cioè, mentre faccio la cacca io mi scatto da solo. Faccio una corsa incredibile. Dunque, nella mia vita io non so quello che faccio. Io vado molto a caso, molto a caso. E sono arrivato al punto che mi serve una scheda SD per la fotocamera che in questo momento sta reggendo il cellulare. Quindi mo devo fare una manovra evasiva in modo da non far cadere il cellulare, ma talmente veloce da prendere la scheda SD e ripilarla così. E porca puttana!